innanzitutto volevo sapere come è andata la settimana e poi un'altra cosa volevo sapere. C'è il rischio, tra virgolette, che essendo una partita importante di cartello, forse sentita un po' troppo anche dalla tifoseria, insomma la squadra possa essere un po' caricata da eccessive pressioni, forse anche in questo si legge un po' questa migliore che porti in use? Ma io credo che questo non avvenga, è chiaro magari che qualche cosa di più sicuramente ci sarà, però se la partita la carichiamo troppo arriva nervosismo, arriva tante situazioni negative. Io ho detto sempre che bisogna guardare partita per partita, c'è la Salernitana ma bisogna considerarla, anche se forse non lo è, però una gara pari a quelle che abbiamo disputato sino a oggi, perché altrimenti non ci permetterebbe poi di lavorare con tranquillità, ma questo fino a oggi, che è giovedì, non è successo, perciò la preoccupazione posso averla, però non la sento da parte dei ragazzi. Da un match tra due squadre che, diciamo, anche sotto il profilo numerico, insomma, sono molto simili, col fatto, col subito, con la classifica, anche insomma se sono arrivati in condizioni un po' differenti. Da un match tra due squadre che sono costruite per vincere, che hanno comunque organici importanti, che riescono ad essere dannatamente concrete, anche forse a dispetto di qualche prestazione che poi non è esteticamente bellissima, che tipo di partita tu vedi? Ma io intanto non so, per quello che mi riguarda, nessuno ha detto che noi siamo stati. Abbiamo costruito la squadra per vincere, prima situazione, perché sta storia non è che mi piace molto. Ho detto che, e lo ripeto ancora per l'ennesima volta se qualcuno non l'ha capito, ma parlo per tutti, anche per fuori dall'ambiente, io ho sempre detto che noi dovevamo valutare fino al girone d'andata, confrontarci con tutti e poi valutare se effettivamente questa squadra era all'altezza ed è all'altezza di poter lottare per certe posizioni di classifica. Questo marchio di squadra destinata, condannata a vincere, a me non piace, perché noi non giochiamo da soli, ci sono le squadre avversarie, ci sono organici molto importanti, compreso quello della Salernitana, l'ho anche detto. Perciò bisogna che prima noi ci confrontiamo, poi valutiamo effettivamente le reali potenzialità che abbiamo. Questo ancora non è stato fatto perché abbiamo fatto appena 8 partite, perciò vincere a tutti i costi, ed è quello che sento un po' in giro, non è che mi piaccia molto. È chiaro che una squadra va in campo e noi l'abbiamo fatto sino ad oggi sempre con l'intento di vincere le partite. Però ripeto, c'è una squadra avversaria, c'è un arbitro, c'è un terreno di gioco, c'è una situazione climatica, sono tante le variabili che possono condizionare un risultato. Perciò io credo che vada affrontata questi 3 giorni che mancano alla partita, vada affrontati come noi l'abbiamo sempre fatti, cercando sicuramente domenica di interpretare la partita nel miglior modo possibile. Potrei risponderti che Mazzeo non è un marcatore che possa marcare Mazzeo e Nalini. Però lei già, per esempio, con Martina Franco non mi sembra lì, proprio perché ma, essendo ci diede questa spiegazione qua, me la ricordo. Sì, ma non era un discorso solamente per gli esterni bravi che hanno, perché quando misi Mazzeo era per lavorare in mezzo a campo in una situazione che le altre squadre hanno già valutato. E allora creare un qualche cosa di differente. Le possibilità ci sono tutte, di valutare varie situazioni. Però è chiaro che devi anche considerare che la squadra ha incontrato diverse avversarie che hanno giocato con moduli come quello della Salernitana, anche se loro hanno cambiato spesso. Ma sta anche la disponibilità dei ragazzi a fare anche dei sacrifici in certi momenti, l'hanno già fatto domenica, l'hanno fatto anche
nelle altre gare, perciò da questo punto di vista prima valutiamo quello che noi dobbiamo fare in questi tre giorni, la situazione dei calciatori, quella mentale, e poi dopo decidiamo. Visto che lei più volte ha parlato di imprevedibilità, e visto che questa settimana ha deciso di blindarsi, ha ipotizzato... Ma veramente noi l'abbiamo sempre fatto, c'è stata qualche partita che abbiamo fatto fuori, questa volta non c'è stata l'occasione, però torneremo a farle, ma lo fanno tutti. Se io devo aprire le porte e poi devo mascherare le cose sembra più una presa in giro, perciò torneremo a fare le amichevoli come abbiamo fatto fino a poco tempo fa, questo è fuori dubbio. Mister Argeri torna disponibile dopo la squalifica, com'è la situazione di Diello? Ma si sta allenando, ripeto, ci sono ancora gli allenamenti di domani e di sabato, poi vedremo se può essere a disposizione nei 20 che convocheremo. Sì, vediamo, domani e dopodomani ci sono ancora due allenamenti, dipenderà molto da lui, dalle sensazioni che avrà. Visto quando ci sono avversari, diciamo, abbastanza importanti, soprattutto diciamo, tra quelli che lei ha menzionato all'inizio campionato come le ipotetiche favorite, insomma, ho notato che lei è comunque particolarmente meticoloso nella preparazione di quella determinata partita, anche con una serie di accorgimenti, insomma, che cercano un po' delle variazioni, che portano delle variazioni sul tema. È capitato, tanto per fare un esempio, con il Catanzaro. C'è la possibilità che qualche accorgimento, diciamo, su quella falsa riga possa essere attuato anche in questa circostanza, oppure, insomma, immagina che invece possa... Dovrei risponderti diversamente da lei, perché è la io stessa domanda. Io ho un po' la domanda, per vedere se rispondi neanche un... No, 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 ma non è che lei ha fatto un'osservazione sbagliata, anzi... No, no, è la stessa. È chiaro che però... ci sono varie situazioni, ci sono, ripeto, anche gli stessi calciatori che ti determinano spesso e volentieri alcune scelte, no? Non è difficile lavorare in una maniera piuttosto che un'altra quando tu hai a disposizione i calciatori che possono farlo, vedi nella gara di sabato con Campagnacci, perciò ci sono e ci saranno queste possibilità, perché abbiamo un giocatore Mazzeo che piano piano sta ritrovando anche una condizione pari a quella dei suoi compagni, perciò arriverà anche il momento che sarà utilizzato anche Mazzeo, può arrivare domenica come può arrivare in altre situazioni. Quanto conterà la fame in una partita del genere? Ma l'ho detto prima, c'è un confronto, io credo che sia stimolante già questo, con due squadre che fino adesso hanno fatto dei buoni risultati, hanno gli stessi punti, perciò credo che sia anche a livello singolo, all'interno di ogni calciatore, anche il confronto. Però è chiaro che bisogna guardare anche però il complesso, ossia la squadra, determinate situazioni, non è che c'è uno contro uno per tutti i 90 minuti. Avrà sicuramente analizzato la Salernitana in base a quello che ha visto finora, cosa le è piaciuto e cosa non della squadra? Intanto è una squadra che cerca di giocare palla a terra, e se ne vedono poche, perciò da questo punto di vista c'è la ricerca del gioco. Quello che stiamo cercando di fare anche noi, perciò sono due squadre che si equivalgono da questo punto di vista, magari in determinati ruoli forse hanno un pochettino più di qualità, però cercheremo in qualche maniera di limitare le loro qualità importanti in determinate zone del campo. Vista la Salerno si parla di una serenità molto incerottata, problemi internamente, dentro pensa che siano belle queste voci che si abbiano. Ah, io non credo che sia da parte di Menichini dette queste cose, credo che sia più da fattori magari, non so, esterni, ma a me questo interessa poco, perché interessa poi la lista che arriva la domenica o il sabato o il venerdì o quale altro giorno che arriva a campo. L'impianto di gioco può variare di poco, i giocatori sono quelli, si conoscono. Sappiamo le loro qualità e siamo noi che dobbiamo trovare dei rimedi nel momento in cui non abbiamo il pallone.
dal punto di vista tattico, che stabilità mi si aspetta? L'ha detto lei prima, l'Italia che spesso e volentieri ha cambiato modulo. Nell'ultima partita hanno giocato con Khalil tra le linee, Negro e Nalini più vicini al centro dell'attacco. Si aspetta questo stesso modulo o invece crede che proveranno a sfruttare più l'ampiezza giocando direttamente con Nalini e Negro sugli esterni? Ma non è che cambi molto da questo punto di vista. Sono due giocatori che nascono esterni e poi possono lavorare in mezzo a campo come hanno fatto domenica scorsa. Perciò da questo punto di vista, ripeto, non entro nella testa di Melichini, ma entro nella mia testa nei confronti dei miei ragazzi. Sanno quello che andiamo ad affrontare, perciò sarà compito nostro, ripeto, nel momento in cui non abbiamo il pallone, cercare di limitare le loro, ripeto, qualità. Due squadre che si aspetteranno o due squadre che si aggrediranno sin da subito? Ma non lo so, so che noi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, non è che possiamo lavorare nella nostra metà campo e poi ripartire solo ed esclusivamente. È chiaro che dobbiamo stare attenti a non concedere spazi, questo è fuori dubbio. In attesa di pesare e avere contezza, diciamo, del valore del Benevento, quindi in attesa di quei tempi quando saranno maturi, firmerebbe per un pareggio? Ma se a fine partita sarebbe questo il risultato, deve essere accettato per forza, però deve essere accettato dopo aver disputato una gara ad alto livello, questo è fuori dubbio. E comunque devi accettarlo sempre, perché ormai c'era un allenatore che diceva che quando l'arbitro fischia, no, è calcio di rigore, perciò la partita è finita e devi accettarlo. Però io ripeto, prima bisogna fare le cose che sappiamo fare, farle e cercare di migliorarle man mano che andremo avanti. Poi se il risultato è quello, va bene, ma solo a fine partita. Lei a Belfi disse: questa squadra deve imparare a soffrire rivolto al Benevento. Sicuramente domenica sarà un derby sentito, quindi al di là del fatto che non cercherà di stemperare la tensione, questo Benevento a che punto è sotto questo punto di vista? Imparato a soffrire? Ma io credo che sabato l'abbia dimostrato, perciò se vuole ottenere ancora dei risultati importanti c'è anche questo aspetto che deve essere non solo migliorato ma portato avanti, perché ripeto c'è sempre il rispetto della squadra avversaria, perché hanno le loro potenzialità e non parlo solo della Salernitana, parlo di tutte le squadre, perciò ci sono momenti dove non riesci magari a fare le cose che vorresti e soffri, e lì viene fuori il carattere di ognuno di loro e il carattere poi dell'intera squadra. A Melfi un primo tempo da capolista, almeno questo è il mio giudizio, a Barletta fiammate da capolista, contro la Salernitana può essere l'occasione giusta per ammirare, diciamo, nell'arco dei 90 minuti la capolista? Diciamo di ammirare un Benevento magari che riesca a portare di più a livello di minutaggio sicuramente delle azioni importanti. Perfetto. Grazie.